Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale Giada's Bakery House ed ecco a voi oggi il pan di panna. Vediamo subito ingredienti e procedimento. Per il nostro pan di panna dovremo realizzare il lievitino con 100 g di farina con un V300, 100 g di latte, 10 g di lievito. Per l'impasto finale, 250 g di farina con V300, 250 g di farina 00 debole, 150 g di latte, 100 g di panna fresca, 10 g di sale, 80 g di zucchero, 25 g di burro. Per spennellare, un tuorlo, un cucchiaio di panna e dello zucchero di canna. Prepariamo il lievitino sciogliendo il lievito nel latte e aggiungiamo poi ai 100 g di farina. Copriamo con pellicola e facciamo raddoppiare. Aggiungiamo il lievitino alla farina, lo zucchero, l'uovo, la panna ed il latte con il burro sciolto. Iniziamo ad impastare. Aggiungiamo il sale. Lasciamo riposare un'ora. Facciamo una piega a 3, arrotondiamo chiudendo bene la base e mettiamo in frigo per 12-18 ore. Tiriamo fuori dal frigo, lasciamo raddoppiare e porzioniamo. Pezzi da circa 70 grammi. Chiudiamo bene e diamo una forma sferica ai nostri panini. Lasciamo lievitare per circa un'ora coperti. Stendiamo, mettiamo il cioccolato e chiudiamo avvolgendoli su se stessi. Mettiamo a lievitare in forno coperti con pellicola con lucina accesa. Spennelliamo con il tuorlo e la panna, spolverizziamo con lo zucchero, inforniamo a 170 gradi per 15-18 minuti. Buona merenda! Se ti è piaciuto il video, lascia un like e iscriviti al mio canale.